Quando dico che l'Europa è molto attenta alla privacy e alla sicurezza, non lo dico tanto per dire o perché io sia un europeista convinto. Cioè, ok, sì, sono un europeista, ma non c'entra. Lo dico perché effettivamente è così. Cioè, l'Europa il 27 maggio ha approvato un documento dove si parla di una nuova strategia di cyber security che servirà ad affrontare le nuove sfide dopo la crisi Covid. E questa è solo la punta dell'iceberg. Perché, insomma, che diavolo è successo in questo periodo di tempo per far arrivare l'Europa ad essere così avanti? E così sul pezzo? Attualità, informatica, mondo del web. Questo e tanto altro su Occhio al Mondo. L'occhio attento a quello che ci succede intorno. Ciao a tutti, io sono Bruno e questa è una nuova puntata di Occhio al Mondo. Oggi parliamo dell'Europa che ci vuole bene. Partiamo con il chiederci quando l'Europa ha iniziato a lavorare in tema sicurezza. L'Unione già dal 2013 voleva arrivare ad avere un internet sano, uno che rispecchiasse i valori di inclusione, coesione e collaborazione di cui parla tanto l'Europa. Più che altro perché se hai un internet sano e che non danneggia la società, allora forse magari riesci ad avere un controllo maggiore sulle parti nocive per la rete stessa. Per semplicità, diremo che questa parte iniziale verteva su 5 punti fondamentali. Far diminuire il crimine online, fare in modo che ci siano risorse per la sicurezza, creare una politica internazionale su internet, raggiungere la cyber resilienza, quindi potersi adattare al mondo che cambia, e infine sviluppare una difesa online efficiente. Questo era l'inizio nel 2013. Nel 2016 abbiamo avuto un ulteriore passo avanti, perché si sono riconosciute le reti come parti chiave della società. Quindi, che significa che si è cercato, tramite un quadro normativo di riferimento, di imporre la creazione da parte degli Stati membri di una strategia nazionale per la sicurezza informatica. Questo ha permesso uno scambio maggiore di informazioni a livello dell'Europa tutta. Certo è che gli Stati dovevano adeguarsi almeno un minimo a questa cosa, se no non sarebbe andato bene nulla. Però questo è un mattone fondamentale che servirà poi a creare quella infrastruttura di attenzione maggiore alla sicurezza che vediamo adesso. Ha permesso di avviare il processo di miglioramento, sia per quanto riguarda la capacità e la preparazione degli Stati, sia per quanto riguarda la miglioria delle imprese in ambito tecnico. Cioè, si è arrivati a migliorare la cooperazione e il coordinamento tra gli attori, aumentando la consapevolezza dei cittadini e dei privati su temi di sicurezza. Parte di questa proposta era anche delineare un nuovo standard di sicurezza europeo condiviso. Sai com'è? Visto che internet dà la possibilità di condividere informazioni, perché non usarlo a tuo vantaggio? E quando prima dicevo infrastruttura di attenzione alla sicurezza, non era casuale, perché ci sono davvero tantissimi centri operativi europei in questo ambito. L'ENISA, istituita nel 2004, è il Centro Europeo per la Sicurezza Informatica e svolge attività di consulenza fornendo soluzioni per gli Stati membri. Poi abbiamo l'European Cybercrime Center, creato nel 2013. È coinvolto attivamente in molteplici operazioni di polizia ed elabora una risposta alle minacce informatiche. C'è l'European Cyber Security Organization, che da una parte collabora con la Commissione Europea per promuovere la ricerca e l'innovazione, e dall'altra promuove e assiste gli Stati membri e il settore privato nell'implementazione di politiche di sicurezza informatica. Cioè, ricordiamoci che dal maggio del 2019 l'Europa ha il potere di imporre sanzioni in risposta ad attacchi informatici che minacciano gli Stati. Cioè, l'UE dispone del potere di rispondere a un attacco proveniente da uno Stato terzo o da un'organizzazione internazionale, Il che presenta una novità fondamentale nella politica di sicurezza europea. E ora, non so se ricordate, ma dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Quello delle 1000 mail per il nuovo cambiamento delle norme sulla privacy. Ecco, ora vi è venuto in mente. È un regolamento dell'Unione Europea in materia di trattamento dei dati personali e privacy. Quindi abbiamo l'Europa, che da una parte cerca di tutelare la sicurezza delle infrastrutture in termini più ampi, e dall'altra cerca di tutelare i suoi cittadini nel piccolo, nel privato. Cioè, con questo regolamento si vuole rafforzare la protezione dei dati personali dei cittadini, sia all'interno che all'esterno dell'Unione, permettendo agli stessi di avere un controllo più attivo dei propri dati.
è che fino a quel momento non c'era una legge sulla privacy molto efficiente, era molto antiquata e veniva a essere un quadro normativo veramente complesso a fronte del nuovo mondo moderno con i social. Così con questo si è cercato di unificare e semplificando la normativa privacy. E ci si è riusciti alla grandissima, eh? Cioè, in Italia questa cosa ha abrogato gli articoli del codice per la protezione dei dati personali del 2003, perché erano incompatibili. Il testo affronta anche il tema dell'esportazione di dati personali al di fuori dell'Unione, obbligando tutti coloro che gestiscono dati dei residenti dell'Unione a comportarsi secondo questa normativa. Cioè, se sei Google, se sei Amazon, se sei azienda non europea, ma alcuni tuoi utenti sono europei, ecco, devi trattarli come vuole la legge europea. E ovviamente, come tutti i provvedimenti a cui accennavo prima, in sto documento si trova il tema di disegnare un'infrastruttura avendo come focus primario la privacy. Cioè, io quando penso a come creare il mio sistema, metto la privacy dei miei utenti al primo posto. Prima non era così, attenzione, eh? Prima tu dovevi fornire il minimo indispensabile in termini di sicurezza. Ora devi fornire il massimo possibile in base a quello che hai, in base alle tue infrastrutture. La crisi sanitaria mondiale ha evidenziato come la sicurezza europea sia sempre più legata alle reti informatiche. Questo, molto probabilmente, significa che l'Unione Europea dovrà incrementare la resilienza delle infrastrutture e adottare nuove misure per rispondere alle minacce emergenti. E da qui l'inizio degli investimenti corposi, come il diffondere il 5G e una maggior presenza industriale, anche tecnologicamente avanzata, in luoghi strategici della catena di approvvigionamento digitale. Cioè, insomma, poterci creare noi i nostri chip, contribuendo alla creazione di un'economia basata su dati e spazi europei, messi in comune nell'Europa. Questo ci porterebbe a un livello abbastanza alto, eh? Cioè si può arrivare a un ambiente imprenditoriale agevolato e più equo. È un'idea. E questa nuova idea è frutto delle vecchie riflessioni più lo scenario attuale. Cioè la previsione è che questa situazione pandemica non cesserà mai di esistere, o almeno non cesserà per molto tempo. Quindi bisognerà risolvere delle sfide. Cioè l'Unione si pone l'obiettivo di una cooperazione sempre più stretta, soprattutto in settori molto importanti come quello informatico, che è quello che ha permesso all'economia di andare avanti un minimo in questi 3 mesi di lockdown. E voi vi chiederete, come mai tutta questa ansia sulla sicurezza? Cioè comunque hai detto che ci sono tantissimi strumenti che risolvono questo problema. Sì, ma non bastano. Adesso come adesso gli attacchi informatici diventano uno strumento fondamentale di potere politico, E lo possono esercitare terzi, chiunque. Cioè, se io attacco lo Stato X e quello cade, io ho fermato una nazione e magari anche rubato dei dati. Cioè, l'Europa ci mette la buona volontà. È vero. Però ad oggi c'è una disparità tra i vari stati, che è qualcosa di imbarazzante. Perché ovviamente tutti hanno implementato in modo differente le direttive europee. Perché tutti hanno teste diverse e funzionano in modo diverso. Quindi l'Europa ci tiene a noi e alla nostra sicurezza. E ci vuole bene, e ci ama. Insomma, in questo tema è molto più avanti del congresso americano, che pure anche lui sta chiedendo cose alle aziende. Comunque, questo era quello che avevo da dirvi per oggi. Spero che la puntata vi sia piaciuta, nel caso vi invito a condividerla con i vostri amici e magari seguirmi sui vari social. E niente, io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo a una prossima puntata. Attualità, informatica, mondo del web. Questo e tanto altro su Occhio al Mondo, l'occhio attento a quello che ci succede intorno.